Un centinaio di dipendenti di due strutture sanitarie nel Chietino, il Castello di Crecchio e la Berardi di Ortona, in attesa di arretrati, nonostante il sollecito da parte della CGIL di Chieti. Situazione incresciosa iniziata ad aprile dello scorso anno. Più volte abbiamo sollecitato l'azienda a porvi rimedio, più volte l'azienda ha rassicurato i sindacati e i dipendenti circa il fatto di tornare a pagare regolarmente, ma puntualmente sono state disattese queste loro in qualche modo comunicazioni. Al di là del caso increscioso in cui versano i lavoratori, che va risolto a stretto giro, l'attenzione che pone la CGIL sul meccanismo dell'accreditamento delle strutture da parte della Regione Abruzzo. L'ente, insomma, è responsabile di ciò che accade nei rapporti con società terze che gestiscono i servizi. Perché parliamo di utilizzo di risorse pubbliche e come queste vengono correttamente gestite, poiché il tema dell'assistenza e della continuità assistenziale è lasciato naturalmente tutto sulle spalle di questi ragazzi che giustamente aspettano di essere retribuiti normalmente. Detto in altre parole, se la Regione si assume l'onere di accreditare una struttura, poi anche il compito di controllare quella che è la gestione. Assolutamente sì, noi tant'è che più volte abbiamo sollecitato la Regione, la quale devo dire onestamente ci ha anche risposto, poiché l'azienda stessa con comunicazioni successive aveva in qualche modo screditato la nostra denuncia e rassicurato sia i sindaci che la Regione che tutto si sarebbe risolto. Ad oggi questo non è successo, quindi ci aspettiamo che si faccia chiarezza su questa situazione, ma lo ripeto, più in generale di quello che è il sistema dell'accreditamento, che oggi vede nella nostra provincia tantissime strutture accreditate, ma purtroppo non essendoci una regola ben certa circa l'applicazione dei contratti, i livelli occupazionali, il rapporto tra pazienti e operatori, genera una situazione dove ogni struttura si detta delle regole e purtroppo chi in qualche modo ne paga le conseguenze sono gli operatori per i carichi di lavoro e naturalmente la condizione in cui vivono all'interno delle strutture.